non ci siamo mai fermati. È stato un anno difficile per tutti noi. Il museo non ha potuto accogliere i propri visitatori, le porte si sono chiuse, ma noi abbiamo lavorato dietro le quinte per poterci prendere cura del patrimonio e soprattutto per riscoprire i valori veri di questo luogo. La Reggia di Caserta come museo verde, nel quale riconoscere l'importanza del Parco Reale come ecosistema naturale. Quindi non solo occuparsi attraverso interventi importanti della peschiera, del torrione, della serra, attraverso interventi di cura della statuaria, ma anche della manutenzione e conservazione del ricco patrimonio vegetale di valore inestimabile. Per la prima volta la Reggia ha realizzato il piano triennale di manutenzione ordinaria con i propri fondi. A questo si aggiunge un'attività di ricerca in relazione con l'università per capire come attivare forme di economia circolare. Intensa è stata la nostra attività di comunicazione e di valorizzazione per portare la Reggia nel mondo in una dimensione internazionale. Abbiamo comunicato ciò che siamo, ciò che stiamo facendo e la preziosità del nostro patrimonio attraverso i digital, attraverso la stampa, attraverso le televisioni anche internazionali. Nella valorizzazione siamo stati coinvolti con un concorso internazionale al quale hanno risposto oltre 80 artisti per dare risposta alla trasformazione nel linguaggio dell'arte contemporanea degli esemplari vegetali storici del Bosco Vecchio. Le iniziative di valorizzazione con un'estate di Re hanno portato Placido Domingo a Piazza Carlo di Borbone, il Metropolitan di New York alla Cappella Palatina con la Lirica e non ultimo al Teatro di Corte Riccardo Muti. Il nostro modo migliore per dire che aspettiamo tutti voi a vivere l'esperienza culturale di questo nostro splendido museo.